Extended, attenzione. No, questo ce lo godiamo, ragazzi. Questo ce lo godiamo, ragazzi. Qui gridiamo, eh. Visto che probabilmente grideremo, tappatevi il buco del culo. No, allora, in computer grafica non mi fai vedere niente. Tua sorella. Ma cosa, Kung Lao, che sei un fallito? Quello di ferro devi usare, bravo. Kung Lao è un ragazzino. Eccolo. Beh, è abbastanza simile all'11. Cioè, sembra proprio l'11. Fammi vedere le fatality. Ragazzi, il mio Sub-Zero, il mio Sub-Zero. Però guarda quant'è. Ah, Raiden, questo combo tu le sai fare. Tutti le sanno fare se le sanno fare, se le impara. Infatti, mi hanno morto. There are other champions I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine. And I won't give it up without a fight. Sì, Echo's Gen. Chi è? Johnny Cage quello? No? Come Johnny Cage? Quello a destra. Nicolas Cage. Ma capito, chi è Sub-Zero? Dai, dai, dai! Questo è Sub-Zero umano? Sì, sì. Allora, dai. No, ah, quello là, non so. Mamma mia, è fighissimissimo! È Sub-Zero umano perché lui normalmente è disumano. No, nel senso, non umano. Allora, però gli spondi, guarda, che sono tipo col parallasso. È diverso, hai visto? Quello non era Sub-Zero. Okay. E questo lo fa Johnny Cage. No! È Johnny Cage! L'altro era un altro, no, Raiden, dai! L'altro era un altro, giustamente. Sì, Nightwolf, attenzione. Quello rivedi. Quello rivedo. Mi è sfuggito, stavo stando attento ai volumi. Era tipo la cosa più bella. Dai. Che cosa? Sto presente tutto, però. Liu Kang, Liu Kang, my main. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Quello è Raiden? Quello destro? Ma Sonia che arriva e ti prende... Ah, è Tag! Ma che cosa stai dicendo? È Tag! È Tag, è Tag, sì. No, non è Tag! Ecco... No, fa... entra, esce, non è proprio Tag. Tag è... Ah, giusto. Potrebbe non essere Tag, ma tipo alleati? Milena l'hanno messo. È assist, è più assist, sì. È più assist che tag. Ma Milena c'è subito stavolta. Ok. E l'altro l'hanno fatta bellissima. È Molina. Minchia, l'hanno fatta bellissimissime, ragazzi. Che bella. Qui parte la pippa proprio. Ma come? Scusa, ragazzi. Ragazzi, guarda Goro, Goro che va a menare come uno stronzo. Ma ragazzi, ma sta cosa dell'assist ci sta. Kung Lao. Quindi prima era quello là che giocava in assist con Sub-Zero. Ecco, okay. Hanno voluto introdurre l'assist. Striker! 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 Jax! Però Jax che è braccia. Mossa, doppia mossa. Jax che è braccia. Ma questa si è vista più o meno. Io voglio vedere. Dai, mi stanno sembrando un po' riciclate le brutali le cose. No, questa non c'era. Le X-Ray. No, aveva una sfumatura, però. No, questa non c'era. Questa è bella, signori, questa è molto bella. Farà. No, chi è? Kano. Kano, Kano. Sulla World of Fame. Dai, Raiden, stritolo. Sì, con l'elettricità perché ti fa schifo toccarlo con le mani. No, raga, ma allora Striker era uno dei miei preferiti. Aspetta, vediamo. Sub-Zero, questa è quella che mi farai. Mal di gola per lui. Ma la fatality storica! La fatality storica! Perché c'era pure. E c'era Scorpion, sti cazzi, la fatality storica! Va bene, lo preordino! Preordino, ragazzi, soldi, dammi i soldi, Cristo, devo prenotare. Preordina! Occhio, è questo, ragazzi, disclaimer. No, non siamo sponsorizzati, è Mortal Kombat. No, non si vuole accrescere l'hype. No, ragazzi, questo è semplice entusiasmo. Grazie. Shang Tsung! Lui l'abbiamo conosciuto, gli abbiamo pure, abbiamo pure fatto la foto con lui. Mi ha stretto la mano! Luke Kang. Vabbè, ha creato questo brand new universe, questo nuovo universo. E quindi lo stiamo chiamando Mortal Kombat 1 perché è lì inizio di una nuova timeline. Allora, si possono combinare gli attacchi dei due lottatori. Non è proprio un tag, da quello che si è capito, ma non è... personaggi cameo. Non è proprio un tag, ma non è neanche un assist. Personaggi cameo. Ma è una cosa abbastanza nuova. Io, ragazzi, picchiaduro ne ho giocati tanti, ma non sono, come avrete visto all'agenzia di Street Fighter 6, così esperto di picchiaduro. Esatto, non è tag team. È una summon. Solo premendo un tasto. Ma poi fa la
mossa in automatico o le puoi scegliere tu? No, fa la mossa in automatico. No, allora tu scegli. Ah, ok, a seconda di quello che prendi fa una mossa diversa. Però suppongo si possa combattere anche senza questa assist, questa summon, diciamo. Cioè, penso che tu possa combattere scegliendo se abilitare le summon oppure no. Chiamiamole summon, ma è party team, cioè non lo devi fare. Così non diventa un po'... Vedi che prima Sony è arrivata mentre stava facendo la mossa all'avversario. Non è un po' una sorta di facilitazione ulteriore oppure no? Dipende. Ragazzi, il problema di Mortal Kombat 11, a parte la sua fazione da violenza estrema, che quella è una cosa fantastica, era lo zoning, cioè la distanza sostanzialmente. Chissà se hanno risolto. Secondo me il fatto che ci sia questa summon potrebbe persino peggiorarla questa situazione, perché diventano tutte mosse dalla distanza. Sony ha detto che praticamente loro volevano tornare per le origini. Infatti i personaggi sono per lo più nei loro outfit originali. Esatto. No, questa è una cosa bellissima. Il fatto che siano i personaggi più o meno più ispirati a Mortal Kombat 1 originale del 90, a me piace moltissimo questa cosa, perché è stato il primo Mortal Kombat che, a livello tecnico, è Mortal Kombat 11, dai, diciamoci la verità. Però ragazzi, al di là del livello tecnico, è stato bello, è stato comunque emozionante, dai.